un disco omonimo, la copertina bianca con solo i nomi dei musicisti e le foto del gruppo sul retro. Una scelta semplice ed austera che rispecchia in maniera fedele il contenuto e le atmosfere del lavoro, pur senza svelarli. Se lo consideriamo con lo sguardo di oggi, Pat Metheny Group, primo disco della formazione capeggiata dal chitarrista statunitense e dal tastierista Lyme Mays, può essere considerato un disco mainstream, soprattutto se intendiamo questa parola nel senso letterale. Un disco consolidato nel bagaglio culturale di ascoltatori e musicisti, assolutamente digerito e imprescindibile nell'evoluzione della musica successiva. Sin da questo primo lavoro, il Pat Metheny Group manifesta un suono assolutamente personale. Elettrico, senza appiattirsi sul rock, sul jazz rock o sulla fusion, capace di far coesistere i richiami al folk del Midwest e anche la modernità e la freschezza del linguaggio dei suoi giovani interpreti, infatti all'epoca della registrazione Metheny ha 24 anni, Mays 25, Mark Egan e Danny Gottlieb, bassista e batterista, rispettivamente ne hanno 27 e 25. Metheny aveva già fatto ascoltare con il precedente Bright Size Life, con Jaco Pastorius e Bob Moses, sempre su ECM, le potenziali direzioni del proprio stile, una chitarra lineare e melodica, capace di fraseggi veloci ma fortemente intenzionata a non mettere la tecnica al centro del proprio bersaglio quanto la cantabilità. In questo senso va inteso il richiamo del mondo musicale di Metheny sia nei confronti della musica brasiliana, sia verso un maestro del free come Ornette Coleman, che nei confronti di Jim Hall, Wes Montgomery e della tradizione della chitarra jazz. L'incontro con Lyle Mays nella tournée di Joni Mitchell, ancora una volta canzoni, eleganti, jazzate, ma sempre melodia, fa scattare l'idea del quartetto che possa unire nella propria voce la sperimentazione sonora con il bisogno di melodia e la capacità di uscire dagli steccati tra i generi per avere uno stile diverso e particolare. Pat Metheny Group si apre con due brani, San Lorenzo e Face Dance, che diventeranno due veri e propri inni della formazione. Sono brani, come del resto tutto il disco, dove la ricerca sonora, le possibili combinazioni tra chitarra, tastiere, basso fretless e colori delle percussioni, vengono sfruttate in ogni maniera, con un occhio estremamente attento e raffinato. Gli arrangiamenti e la gestione armonica di Metheny e Mays conferiscono al lavoro un equilibrio leggero e gentile, pur senza risultare mai banale. Temi e strutture si aprono a possibilità diverse e si sganciano da stilemi e convenzioni. È ovvio. Nel corso delle sei tracce, gli elementi propri del jazz e del rock entrano nel discorso del gruppo e manifestano la propria identità, ma vengono sviluppati nella maniera nuova proposta dal Pat Metheny Group. Se molti puristi hanno fatto fatica ad accettare come jazz la musica di questo lavoro, oggi, a quasi 35 anni di distanza dalla sua realizzazione, si può affermare come questa idea sia attuale ancora oggi e sia entrata nel linguaggio del jazz, assimilata ma del tutto inimitabile grazie alla cifra originale e alla sua riconoscibilità.